Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, si è appena conclusa la partita semifinale, l'andata al Vigorito, dove il Benevento ha vinto di misura per una rete a zero. Bene, che dire, la squadra mi è piaciuta all'inizio, è scesa bene in campo e ha tenuto, diciamo così, tutto il primo tempo. Il mister si vede che ha impostato proprio la squadra per mantenere lo 0-0, cosa che a noi andava benissimo, cosa che non andava bene al Benevento. Nella ripresa stesso discorso. Ora andiamo a vedere, hanno giocato bene i ragazzi, difesa Beruatto, bene Birindelli, bene Leverbe, bravo, bravo De Vitis, una bella partita a parte De Vitis fino all'infortunio. Poi è entrato Berra, quindi cambio obbligato. Vabbè, ma siamo corti anche in difesa. E Touré così. Puskas e Luca, bene, non si riesce a concludere. Questo è il discorso. Sibilli, sì, ha provato 2 o 3 volte, ma niente di più. Il discorso è questo, che noi non si conclude. Nella ripresa poi sono stati fatti i cambi. Pisa che ha mantenuto bene, diciamo così. Poi sono stati i cambi, cioè, insomma, da parte del Benevento ha messo tutto quello che aveva dentro, più né meno. Io avevo visto ormai, detto vabbè, mancava una decina di minuti alla fine, poi ti ho detto lo 0-0 perfetto. E poi ci sono stati i cambi, ripeto, tolto Puskas, tolto Sibilli, tolto Mastino, Torre Grossa. Mi ha toccato un pallone Torre Grossa. Vabbè, insomma, siamo sempre alle solite. Non va bene così, perché quando vai sotto una rete non recuperi, ma neanche, niente, non c'è nulla da fare, non si riesce a segnare, non si riesce. È vero anche che, ma abbiamo avuto delle occasioni comunque per segnare. Va bene, a parte quella, all'85esimo va in vantaggio il Benevento su, purtroppo, un pallone deviato sfortunosamente da parte di Beruatto. La Padula è lì e il sacco, se no la partita, avevo voglia di dire, 0-0 finiva. Comunque sia, la zona con questi commenti stasera è stata a dir poco imbarazzante, veramente imbarazzante. E quindi niente, noi non si riesce più neanche a, diciamo così, andare sul pareggio su una squadra che io ritengo che il Pisa abbia tenuto bene testa a questo Benevento. Va bene, poi vediamo, ora sto Benevento è già in Serie A, vediamo se questo Benevento va in Serie A. Voglio dire, arrivato a un certo punto, vedremo, lo danno tutti in Serie A, vediamo se va in Serie A sto Benevento, vediamo, tanto c'è da giocarlo il ritorno, tanto dobbiamo giocarlo il ritorno, bene essere chiari, no, io lo dico perché sembrano già in Serie A sti beneventani, ma non lo so, magari avranno qualche, non lo so, hanno la sfera di cristallo e già sanno come gli finirà, ma staremo a vedere come gli finirà. Io direi che è stato un gol fortunoso, ma molto fortunoso, e non so se no altrimenti se avrebbero vinto questa partita. Comunque, per l'amor di Dio, risultato parla da sé. Pisa dal canto suo, Benevento ha tirato 18 volte, il Pisa ne ha tirate 8, però in definitiva il Pisa 4 tiri in porta, il Benevento ne ha fatti 3, quindi segno evidente che non è questa grande corazzata Potionkin, no? Non credo, nonostante quello che dica Dazon e compagnia cantante, o compagnia bella, come si vuol dire. Vabbè, comunque in definitiva ragazzi, mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti i cambi, assolutamente no, ma questa ormai è storia vecchia, è ormai storia trita e ritrita. E vabbè, è così. D'altra parte, siamo corti in difesa, chiaro che siamo corti anche lì. Ora se comincia a essere corti dappertutto, come si dice, la coperta è corta. Non mi è piaciuto Torre Grossa quando è entrato, l'ho già detto, ha toccato una palla, non mi è piaciuto.
e avrei fatto magari un altro cambio, ma comunque va bene così. E, insomma, il mister ha inquadrato, ha impostato, diciamo così, la squadra, la formazione sullo 0-0 e sulle ripartenze. Sì, paga, a volte paga, ma a volte non paga. E, purtroppo un errore difensivo ci è costato anche in questo caso il perdere la partita. È bastato un errore difensivo e ci hanno seccato. E vabbè, si vede che è la disgrazia nera del campo del Vigorito. E va bene, è così. Comunque sia, sabato ce la giochiamo in casa. Allora, all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, alle ore 18. Vabbè, ma vedremo, insomma, nel senso. Va bene così. Io per questo video mi fermo, la chiudo qua. E probabilmente la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri la faremo di giovedì. Comunque sia, io metterò, diciamo, la locandina, eccetera, eccetera. Bene, io per questo video direi che la finisco qua. Ecco, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.